primi passi per il progetto pilota di turismo accessibile che coinvolge la Diaconia Valdese e vari enti del territorio pinerolese. Un progetto che punta a pensare percorsi turistici accoglienti, volti alla partecipazione di persone anziane o con mobilità ridotta. Nel mese di settembre è stata organizzata una 2 giorni in Alta Val Chisone, tra i comuni di Fenestrelle e Mentul. Il progetto di turismo accessibile è il frutto di uno dei tavoli di lavoro che si è costituito durante il convegno anziani organizzato dalla Diaconia Valdese a maggio a Pinerolo. Si è lavorato per cercare di proporre e di dare vita a un progetto pilota, una bozza di progetto pilota che potesse mettere insieme tutti gli attori che partecipavano al tavolo, quindi creare una rete di collaborazione come siamo soliti fare comunque in questi progetti. L'idea è quella appunto di non soltanto a livello turistico di valorizzare questi territori che offrono veramente tantissimo, ma di mettere in rete più attori per realizzare sempre più spesso piccoli progetti che possano essere di una giornata, di 2 giornate, un weekend, anche una settimana, perché no, accessibili a persone con una disabilità cognitiva, una difficoltà cognitiva in questo caso, che poi sappiamo benissimo che diventa un discorso molto più ampio, perché un turismo accessibile a persone con demenza è un turismo accessibile a tutti. Il secondo passo è stato questo: Fenestrelle, città dei forti, perché molto poco modestamente la popolazione, la comunità è così forte, no, da poter fare delle azioni, aiutare chi è meno forte. E quindi abbiamo scelto, uno, di diventare comunità amica della demenza, abbiamo cercato di costruire sentieri fortissimi che sono rivolti a una parte di persone anche diciamo disabili, quindi i sentieri sono costruiti anche, sono stati individuati anche e soprattutto, quindi c'è un altro canale che sta prendendo, che è il turismo accessibile. È giusto rivolgere anche attenzione a queste fasce a 360 gradi. È un percorso che non avevamo ancora pensato e che grazie a Diaconia, grazie insomma a una serie di attori e a una serie di riunioni abbiamo pensato di percorrere, quindi è questo il turismo accessibile. Il Forte di Fenestrelle ha accolto un gruppo di visitatori composto da ospiti del rifugio Re Carlo Alberto di Luserna San Giovanni e utenti del progetto Integralmente, accompagnati da operatori, operatrici e familiari. 2 giorni di attività, passeggiate all'aria aperta e buon cibo. Tutto questo grazie al progetto Turismo Accessibile. Per quanto riguarda queste persone che non hanno che hanno dei problemi motori e hanno delle disabilità, noi ci stiamo pensando e ci stiamo pensando da molto tempo, in quanto proprio sulla Piazza d'Armi nascerà un punto che si chiamerà servizi aggiuntivi, dove all'interno proprio queste persone potranno visitare il forte in modo virtuale, troveranno un'accoglienza molto carina, perché comunque ci sarà anche una caffetteria, quindi potranno avere tutte le informazioni storiche sul caso e quindi potranno anche stare bene con noi.